Passiamo dai giornalisti della 7. Posso entrare un attimo? Ma attendo lì, che cosa le occorreva? Attendo qua. Siamo parlati di Antonio De Luca. Gli avvocati dicono attività di docenza a contratto integrativa di corsi di specializzazione espletata dal professor dottor De Luca. Quello di medico di lì. Il professor De Luca, come si fa chiamare e come mette bene in chiaro in testa i suoi profili social, sostiene di essere medico docente di medicina legale e del lavoro in una non meglio specificata università di Roma. Abbiamo parecchi De Luca, ma il suo è proprio. Non è un nostro interno. Non è un nostro ordinario, non è neanche un nostro associato. Se ha avuto un qualche incarico come docente a contratto, lo devi chiedere all'ufficio del contrattista. Non c'entra nulla con noi, né con l'università, né con il policlinico, anzi mi dicono che è stato addirittura diffidato. Il contratto a termine non ti classifica docente della sequenza, magari mi chiamano per fare una lezione, dopodiché io non mi firmerò mai. Dottoressa, professoressa, molti lo fanno. Noi abbiamo fatto un ricerche e appunto non abbiamo avuto dei dati chiari. È confermato che non è mai stato in ruolo un dipendente del Ministero dell'Università, è tanto più dipendente della sequenza. Sul nostro sito non ti dà nessun professor De Luca. Sembrerebbe aver insegnato da noi alla fine degli anni 90. Un'impiegata si ricordava di questo De Luca, per i noti fatti. Lui avrebbe tenuto delle lezioni da professore a contratto, per diploma universitario di consulenza del lavoro. Aveva titolo a essere chiamato professore in quanto insegnava. Poi uscito dal contratto l'appellativo scade, diciamo. Almeno che tu non hai un altro contratto, non insegni da qualche altra parte, non ti puoi chiamare professore.